Sono stata adottata quando avevo circa un mese. I miei genitori adottivi, cioè i miei genitori effettivi, poi italiani, sono venuti in Brasile a prendermi. Io avevo sì, circa un mese e mezzo quando sono arrivata in Italia. Poi no, cioè, i miei genitori mi hanno detto che ero stata adottata, non mi ricordo precisamente quando perché l'ho sempre saputo. Sarà un po' noioso, però penso che sarà bello poter viaggiare insieme. Io credevo di essere sicuramente molto 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 preparata. Sicuramente era una finta preparazione. Il gra. Ero preoccupata, ma sicuramente per non pensare a quello che io avrei vissuto, la botta che ci avrei avuto io. Cioè, Lo grande sai che la hanno fatto botta. un film che si chiama Il Santo Graal? Quindi no, non ci sono arrivata per niente preparata, tutto il viaggio sono stata benissimo, come se stessi andando in villeggiatura. Che bisogna dire? Si parte, vai! Ho intravisto mio fratello diciamo, fuori dal gate dell'aereo. Ho chiamato tutti a raccolta, ho detto torniamo indietro, ok? L'ho visto il Brasile, sono atterrata, ho messo piede, ora basta. E invece no, mi hanno detto girati, vai, prosegui che sei arrivata. Cioè, in realtà è solo l'inizio. E quindi niente, poi. Momento a cui ho pensato da tutta la vita. Viaggiare per il Brasile è un viaggio da fare, girare tutto il Brasile. Il viaggio per andare a incontrare la propria famiglia è un altro tipo di viaggio. Os caras desse é o brabo, bigode grosso, moleque do tipo shake. Quem vem de frente é a tropa do moço com cabelo de castanho, bigode fino. Il Brasile è la mia terra, lo sento come se fosse la mia terra, sicuramente. Quero um pique vigarista, igual o bar.